Ciao ragazzi, benvenuti su provacellulari.it. Quest'oggi facciamo l'unboxing del nuovo LG L5 2, la nuova versione del L5. Andiamo subito ad aprire la confezione e vediamo cosa troviamo. Allora, vabbè, troviamo il telefono che poi andiamo a vedere. Poi sotto troviamo il classico caricatore USB compatto. Poi troviamo delle cuffie auricolari non in-ear classiche e poi un classico cavo USB mini USB e questa guida rapida più garanzia e nulla più. Bene, questa è la confezione. Adesso andiamo a vedere il telefono. Allora, il telefono, eccolo qua. Abbiamo una altezza di 117,5 mm, una larghezza di 62,2 mm per uno spessore di 9,2 mm per un peso di appena poco più di 100 grammi. Infatti si vede che il telefono è, più che altro che si vede, si sente che il telefono è davvero davvero molto molto leggero. Abbiamo Android Jelly Bean, abbiamo il processore da 1 GHz, una memoria interna da 4 GB espandibile tramite microSD e una batteria da 1700 mAh che poi andremo a vedere come si comporta. Abbiamo poi anche, come ricorda qui, la tecnologia NFC e uno schermo LCD da 4 pollici con 480 IPS con 480x800 pixel. Poi vediamo un po' cosa possiamo dire ancora riguardo il telefono. Vabbè, abbiamo qui, abbiamo detto NFC, Wi-Fi, Bluetooth, HSPA. E direi che poi possiamo passare a parlare della fotocamera. Abbiamo una fotocamera da allora, abbiamo una fotocamera anteriore che non è presente, mentre la fotocamera posteriore è da 5 megapixel con flash LED con risoluzione massima dei video di 640x480 e quindi non una grandissima risoluzione. Poi vedremo come li fa il dispositivo. Quindi, cosa abbiamo allora sul telefono? Abbiamo qui, vabbè, i classici tasti indietro e impostazioni con questo bel tasto centrale che quando si illumina fa diverse colorazioni, quando viene c'è una notifica, un'accensione fa diverse colorazioni. Poi abbiamo il sensore di prossimità e di luminosità, il padiglione auricolare, superiore abbiamo secondo microfono per la sorpressione dei fusci e jack da 3,5, di lato abbiamo il tasto d'accensione e di spegnimento, sotto abbiamo l'ingresso del mini USB e dal lato sinistro abbiamo il tasto Quick Memo per attivare le funzioni Quick Memo che poi vedremo durante la videoprova finale e il bilanciere del volume. Nel retro, oltre alla fotocamera e al flash LED che abbiamo già detto, il logo LG e qui lo speaker, diciamo, direi un po' piccolino, ma comunque poi andremo a vedere come funziona. Direi però con una buona idea, con leggermente bombato, così di modo che anche quando viene appoggiato sul tavolo, probabilmente poi lo testeremo, verrà comunque non chiuso il suono. Bene, quindi direi che per quanto riguarda questo unboxing abbiamo detto un po' tutto riguardo il telefono. Come sempre, vi rimando al nostro sito provacellulari.it per chiederci informazioni, per chiederci qualche prova particolare, se volete sapere qualcosa in particolare riguardo il telefono. E naturalmente ci rivediamo qui, sempre sul nostro canale Provacellulari e sul sito provacellulari.it per la videoprova finale di questo LG L5 2. Alla prossima, ciao a tutti!